20.000 mi piace. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, facciamo lo stesso video, la stessa tipologia di video più o meno sul suo canale. Però anche lui è forte anche in argomento tecnologia, quindi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo qui con il secondo video in compagnia di Yakidale, amici. Che bravo, miei. Che bravo, che parla pure. Oggi ragazzi siamo qui per fare un video che con il mio canale c'entra poco, ma c'entra. Tantissimi di voi conosceranno sicuramente la serie, così come la possiamo chiamare, i format. Indovina lo youtuber. Format che hanno fatto in tantissimi, ma non è mai stato fatto con Indovina lo youtuber Motovlogger Edition. Un youtuber che ha la moto, esatto, diciamo. Esatto. La differenza tra noi due è che io dovrò indovinare le moto. Invece, oddio, ho detto un moto. Moto! Io invece per lui ho preparato dei particolari proprio, che è comunque sensato perché io sono in questa community, lui no. Sì, io guardo un po' di video, mi piacciono le moto. Comincio io e facciamo una testa. Io vi dico che sono stato bravo perché non le so, ma sono semplici le mie. Partiamo dalla prima. Allora, dai, l'hai già indovinato. Allora, no, aspetta. Questa è la Ducati. Wow, c'è scritto tipo qua che è la Ducati. E l'ha provata Pirillo. L'ha provata? O è di Pirillo? L'ha provata. Allora, ti dico, Pirillo ci ha fatto un video. Aspetta, dai, sicuro c'entra con Pirillo. Però non è di Pirillo. Io ti do un punto se azzecchi, se l'ha provato o se è di Pirillo. Allora, lui adesso ha la Hyper Motard. Sei informato, eh? Voi dovete sapere, io gli ho detto. Io mi sono messo a studiare. Io gli ho detto che avremmo fatto questo video. Lui si è messo a guardarsi probabilmente tutti i video della community di motovlogger. Io sono competitivo. Secondo me non è di Pirillo. Ah, è di Pirillo, ah, sì. L'ho appena venduta, credo. No, allora non è. Ma scusami, non la possiedi in questo. Vabbè, allora mezzo, dai, te la conto. Inizio io. Non so neanche io di chi è sta moto. Fammi rivedere. Sei pronto? No, però va bene. Vabbè, ma che mezzo. che cosa posso capire io? Sai che faccio già, cioè è il manubrio? Sì, perché qua non hai colori, quindi non capisci la moto. È una sportiva. Allora, aspetta che ti faccio una versione semplificata. No, vabbè, è stronzissima sta ti cosa. Ti faccio una versione semplificata. Allora, di sportivi ci sono Spavald. Freccia verde. Allora, se vuoi l'aiuto puoi o rischiartela, oppure se vuoi l'aiuto semplificato penso che la capisci. Ma fammi un aiuto semplificato, ma intermedio. Cioè, non una cosa... È da mezzo punto. La accendiamo. O ti butti sulla sportiva. Anche abbastanza. Ma sai che me la rischio quasi quasi. Rischia. Dai, dammi l'aiutino e al massimo prendo 0,5 anch'io. Beh, il logo di Batman. Ma è italiano? Sì! Zio, ma guarda che c'è ci sei! Spavald! Sì! Al logo di Batman! Spavald, ma cosa? Ma non lo so! Io pensavo che si capisse dal logo di Batman. Avevo capito ancora, comunque l'avevo già capito! È il primo che hai detto! Ok, d'ora in poi non... Mezzo mezzo? Se sa questa, non è impossibile. Però non è immediata. 204. Questa qua secondo me, raga, non l'hai indovinata nemmeno voi. Anzi, alcuni di voi sì. Che hanno il K. Ma innanzitutto che moto è questa? Questa è non è il 125. L'abbiamo vista oggi. 600. 690. 690. Ok. No, io questa, cioè, potrei sparartela, ma... Allora, ti dico come aiuto, però ti aspetta, faccio... Aspetta. L'hai capito, eh? L'hai capito? Lui non fa motovlog. E non... Cioè, ha fatto dei video motovlog. Sì, sì. Ma non è un motovlogger. Sì. È di Lego? No! Sì, penso. Allora, il suo nome lo conosce solo chi lavora con lui. Vistas! Oddio, è vero! Ok, questo è fattibile secondo me. Ma va bene, dai, proviamola. Oh, allora, mi sembra il video di Nasca sul ghiaccio. Ci siamo. Ma io non so di chi sia la moto. Perché io ero convinto che fosse di uno. La moto la stava usando Salvadori. Sì, ma chi... Ah no, aspetta! No, non puoi conoscerlo. No, io, cioè, il mio era indovina lo youtuber che sta guidando la moto. Cos'è, mi sono studiato i video a memoria. ma ce n'erano due che facevano video. Io ti dico un Salvatore. L'ha messa anche su Instagram. Io ti dico Salvatore. Sì, Salvatore. Va bene, quindi siamo 1,5 a 0,5. Ok, ottimo. Allora, io ti dico questa qua, o la indovini o non la indovini. Allora, è San Vigilio.
Quindi potrei conoscerla. È la tua cam. Ma perché? L'ho portato oggi, no, me la ricordo. Fiche vecchie me le ricordavano i primi video, quando ancora avevo un altro canale. Volevo fare la bastardata. Cioè, la cam bianca, uno se la ricorda, non in tanti ce l'hanno. Vai. Così in un attimo, siamo 1,5 in un... Ma che? Ma scusa! Ma scusa! È in cinquantino. Ok. Sto cercando di capire dalla grafica. Sì, la moto la conosci. Lo youtuber è... Boh. Come fai a dire che la conosco? Cioè, la moto sai che modello è? Dai, per lo... Potrebbe essere una cam. Non so, se sai la storia, sai di chi è. Cioè, vedi che non c'è un paramani. Non è... Questa... Allora... Ma lei è cattiva, scusa! Ma scusa! Tu mi hai mandato la moto di Beastard. Ma si vedeva la moto intera. Tu mi hai fatto vedere un coso che tiene sul manubrio. Oddio, adesso ti mostro la foto completa. Non posso farti vedere il particolare sotto, se no capisci. È la tua. Sì. Davvero. Quando mi avevano rubato, mi avevano rubato un paramano. Non è che te l'hanno rubato. Che bella. Quindi io prendo il punto, no? Mezzo. E mi hanno rubato. La storia è che, non lo so, della gente a cui stavo antipatico, dovevano fargli uno scherzo e mi hanno rubato un paramano. Ma l'hai ritrovato? E poi io, siccome c'avevo i miei scagnozzi, l'ho chiamato e gli ho detto: dai, riportamelo subito, sennò ti ammazzo. Va bene, andiamo su questa. Vai. Io dico, questa qua c'ha un indizio che, cioè, se sai chi è, lo becchi subito. Subito. Se non sai chi è, diventa un po' difficile. E io ho fatto il bastardo, però. Perché io so che tu hai visto i video ultimamente, ma non so se hai visto i suoi vecchi video. Sto infame. 26. Allora, l'abbiamo già vista tre volte. Hai sempre il solito K. È il solito 690. Allora, i colori mi ricordano qualcosa. Ed è uno dei soliti 4 che abbiamo già citato e ricitato. Dei soliti 4? L'abbiamo già citato in questo video. No. No, perfetto, ne eliminiamo altri. Quella cosa gialla, non hai studiato abbastanza? No, non la so, passo. Qui c'è scritto MLS. MLS sta per motor. Vabbè, ok. Ma allora la via... No. Che cacchio è? Ma cosa posso suggerire? È un elemento della cucina. Il suo nome è un elemento di una cucina. Forno dei motard lover. Ah, no, ma allora non... Raga, questo dimostra che Yaki, che voleva fare il figo, non sono abbastanza studiato. Non c'è riuscito. E io seguo solo Edoardo Iannone perché è il migliore. Grande. Dopo ti do i soldi. Ok, grazie. Cioè, mi dai i soldi. Tre, come? Ah, è una sportiva. Un colorino. C'è un rosso. Puoi non zoomare, riesco a capire. Puoi zoomare, puoi fare qualcosa. Sì, ma non riesco a capire. Ah, un arancione. Però quel porta. Scusa, questo qua è il portatarga, no? Sì, sì, sì. È omologata, è da strada. È nuova. Nuova, nuova. Cioè, non riesco a capire se è messa tipo per così o per così. Ah, è dritta? Sì, 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 è frontale. Io non dico che la riconoscerei, ma potresti riconoscere che moto è. È una moto molto famosa. Sai che non ho. Moto arancione. Fai mente locale. Allora, l'indizio è che ha fatto forse un solo video con questa moto. Ve l'ho detto prima. Sei infatti. Allora, ci vediamo una cosa. Me ne ha parlato prima. Quindi stiamo parlando di Blink 46. Sì. Ciao Blink. Io non avevo mai visto. Ma io pensavo che la ninja la riconoscessi. No. Non si riconosce, no. Effettivamente è difficile. Vabbè, qua se non indovini, sei scemo. No. Sei vivi sotto i sassi. No. No, è riconoscibilissima la moto. Non puoi non riconoscerla. Ma magari è gente che non ha mai visto. Guarda che se non indovini questa dopo, cioè da oggi, da ora te hai finito di indovinare. Forse una. Bah, guarda, allora io ti dico il nome, l'ho censurato qua. Così zoomato lo leggi. Non è di passione motori? No. Hai già perso mezzo punto, Hai già perso mezzo punto. Allora, scusa, il verde. Io ti dico verde è nel nome. Verde nel nome. Ma Yaki, ma dove ti sei informato? Su? Ma io non mi sono... Stavo scherzando quando mi sono informato. C'è un treno che va veloce. Come si chiama? Italo. Ne sono tipo due, hai preso Freccia l'altro. Freccia rossa. Bravo. Lui è verde. Freccia verde. Freccia verde. Freccia verde. Lo conosci? Di nome sì. Però non... Cioè, non ho collegato il verde a lui. Vabbè, è facile. Questo qua è un Shinagagiri volante. E questo è Sì, lo specchietto che è la giacca marrone. C'era la, solo la lui. Giacca. È proprio inguardabile. Cambia. No, questo qua era piuttosto easy da beccare. 151. Questo è un 250?
Ma cosa? Un cinquantino? È un cinquantino mega elaborato. Mi fai video con te. Ha fatto molti video con me. Vale l'aiuto del pubblico. Invece sono sul suo canale a guardare i video. No. Ah, ho capito. Non ho idea di come si chiami lui. Dai, è un nome corto. Sai quando proprio in testa... No! Quattro lettere. Il nome da quattro lettere. Luca? No. Non i due. Sai che... Elia. No. Elio. No. È diventato un gioco di indovina i nomi. Finisce con la N. Che nomi iniziano di quattro lettere che finiscono con la N? Come, che nome è? Quattro lettere, uno che finisce con la M. Ha una V dentro il nome. Ivan. Niente, mi spiace. Tre e mezzo A? Uno e mezzo. Che cazzo, scusa. C'è la parte del motore, si vede. Tutta sporca di schifo. Quindi credo che sia una moto da enduro. Quattro tempi. Poi qua c'è un indizio facile che poi vediamo. È un Fantic. Ma scusa, è una ruota liscia quella roba lì. Allora, il blu e il bianco e il rosso son di un Fantic. Fammi verificare. O un Beta o un Fantic. Né Fantic né Beta. No, mi arrendo, non... Ah! Vabbè, è CRF di Pirillo. Questo era facile, cioè nel senso sono due colori, sì, c'erano due colori. Sì, era facile. Prossima foto. Questa è difficile. C'è praticamente da giugno in poi in tutti i miei video quasi. Quasi tutti. Non li indovino proprio. Beh, che moto è? È un KTM. È un nome molto comune. Cioè è un nome che è, nel senso nome, cioè, si chiama come nome e cognome. Nome è molto utilizzato. Cognome ricorda molto una cosa che si mette ai cani. Userola. Per collare. Beh sì, basta. Per collare, cioè. Marco Collante. No. Simile a Edoardo c'è Riccardo. Leonardo. Capito. Come si chiama? Leonardo Col... Regalo, ti regalo il mezzo punto. Perché ti voglio bene. Per simpatia. Dai, la foto di lui dei miei contro te. Ci ho messo un po', capito? Perché dicevo, bravo. Cos'è che è un K? Aveva preso il 4,5 forse. Il felpino blu. No, ma il felpino blu mi ricordava lui. Ma il simbolino qui della già, KTM, sì. No? E poi il paramano era di un KTM degli ultimi. Sì. 4,5 a 2. Beh, è fattibile, eh. Mi hai sempre tolto un punto per Pirillo che l'aveva indovinato il primo colpo. Però era troppo facile perché era l'inizio. Allora, sai cosa ti dico? T'ho aggiunto mezzo punto. Ah, per il Pirillo? Quindi siamo 2,5. Quindi siamo a 4,5. 4 a 2,5. Cava. 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 Si può zoomare? Intanto non ha nulla di scritto di suo. È una moto famosissima. È Ninja? No. Cos'è? Non è di linea verde lì? Feccia verde. Linea verde. Ente locale. È uno più grande di te. Sì, è più grande di me, chiaramente. Quindi 98. Immagina un nome di quattro lettere. Luca. Cos'è che puoi aggiungere a Luca? RR. Certo, il famoso Lucar. Luca. Lucas 98, bravo. Questo avevo visto qualche video. Ma tipo tanto tempo fa. È il mio TM. Sì. È il mio TM. Questo è il mio TM con l'HGS ancora. Sai, tra l'altro l'hai pure stortata. Eh certo. Beh, però se non indovina la sua moto. Allora, i colori ho capito. Lo conosco, non lo conosco. Allora, io ho chiesto la fotografia a questo youtuber che fa motovlog, ma non solo. Cioè, lui non fa motovlog come cosa principale, ha due canali. Ed è uno youtuber che è stato anche nominato in un video da Ciccio Gamer. Ma fa gaming. Fa gaming relativo ai motori. Ho capito, faceva i video quelli lì di Valentino Rossi The Game. Sì, probabilmente sì. Io non mi aspettavo, però i video sono semplici. Quella dopo è semplice. Cioè, se non becchi quella dopo sei scemo. No, Nu 89. Il quello con la barba. No. Questo qua è il codino? Questo qua è il codino, sì. E questo qua è tipo un porta... Beh, il colore non è un violaceo, no? Siamo in garage. Siamo in garage. Fa rumore. Non ci vuoi? Raga, dai pixel della moto! Andiamo con l'ultima manche. Questa qua la puoi indovinare stra facilmente. Proprio, cioè, è un punto gratis. Quando mi dice così le perdo. No, sempre. È un punto... Andiamo.
Sì, ok, allora l'ho vista. La conoscono, è storica, cioè. Allora, è di quello che fa i video che è andato in tendenza adesso. Sì. È andato in tendenza recentemente, sì. Sì, sì. Tipo di Sinagagiri. Sì! Grazie. Grazie Sinagagiri. Allora, siamo in pista. È una Ducati. Perché ti spiego, sono in dubbio. Perché o è di Pirillo perché ha comprato la Ducati, oppure perché l'ho usata anche io in pista questa Ducati. Però la pista non mi sembra assolutamente. Cioè non mi ricordo di questo sfondo. Io ti dico Pirillo. Dai, però pensavo peggio io. Ti aspettavi meglio? No. Io ti dico, posso capire Beastard. Posso capire Nu. Ivan Leo non è assolutamente nel suo format inerente alle sue cose, quindi ci sta. Quindi io direi, dai, poteva finire peggio. Ci siamo divertiti. 20.000 mi piace. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, facciamo lo stesso video, la stessa tipologia di video più o meno sul suo canale prossimamente, e consigliateci qui sotto nei commenti che cosa sì, poter fare. Argomento, però anche lui è forte anche in argomento tecnologia, quindi Quindi ragazzi, appunto, io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, vi do un bambino, ragazzi, e adios.